l'impegno assunto al Ministero dello Sviluppo Economico è che l'azienda avrebbe scritto che certe cose non le avrebbe fatte o le avrebbe fatte in modo diverso. A fronte di questo, il 30, che c'era, era già convocato la conferenza dei servizi, il Comune doveva decidere se andava avanti con il cambio di destinazione uso o no. Il 30 non è arrivato niente, come al solito non è arrivato niente, il Comune ha sospeso ancora una volta, grazie al compagno Stefano Bertini, ha sospeso ancora una volta la conferenza dei servizi senza avere in mano gli elementi per sostenere la cosa. Adesso è arrivata una lettera molto generica inviata dall'azienda dicendo: noi su alcune cose faremo delle cose differenti, e probabilmente l'amministrazione comunale gli concederà il cambio di destinazione d'uso dell'area, quindi quell'area diventerà commerciale, però a fronte di una lettera generica. Quell'area lì cambiava la destinazione d'uso a fronte di due cose: l'accordo di programma sottoscritto fra comune, azienda, e un accordo sindacale. Non è sufficiente una generica lettera, cioè se no, come dire, rendi più deboli anche noi. Quindi la sensazione che abbiamo per il comune, oramai l'area l'abbiamo concessa l'azienda da tempo, e che il comune abbia, come dire, secondo noi anche in modo maldestro, aperto un secondo livello di contrattazione, che non è quello sindacale, rispetto, è un'altra cosa, di cui spesso non ne conosciamo neanche. Io ho un approccio ai problemi molto pratico, cioè molto pratico, molto deciso. Al di là del voto contrario al Jobs Act, sono questioni che, insomma, che secondo me non consentono mediazione. Quindi è poi chiaro che nella vita si parla, ma si parte da un punto di forza che è quello del lavoro. È stato detto bene, cioè, in questi giorni qua noi diciamo tante cose, tutti quanti parlano del lavoro ma lo definiscono magari anche male. Noi diciamo, tutti noi diciamo che il lavoro bisogna conoscerlo tutto, perché molto spesso anche tante colpe della politica è stato quello di conoscere solo un pezzo del mondo al quale provengo. Invece siamo una società che non consuma, ma non consuma perché c'è, cioè, un tessuto molto debole, molto in difficoltà, ed è fatto di persone come voi, è fatto di singole partite IVA, di vero, quinte che siano, insomma, quindi è una situazione che va aggredita bene, si fa la mediazione in una logica di sistema. Perché anche lì si parla di sistema, figure, poi si costituisce, cioè poi scopre magari parlando con associazioni che, cioè, che una parte non sa cosa fa con l'altra perché non c'è una regia, un coordinamento. Ma questo lo dico non perché lo sapessi prima, perché io sono in campagna elettorale insieme a loro da un mese, quindi tante cose a parte queste non le conoscevo, ma quando certe categorie, no, anche delle categorie degli esercenti, no, lamentano, vuol dire che qualche palla c'è. Cioè, questa palla si traduce in comportamenti che molto spesso sono poco chiari. Se non metti al centro, allora io dico che bisogna, se uno dice che deve mettere al centro il lavoro e tutto il lavoro deve fare. Un altro elemento da tenere in considerazione, l'opportunità, è quello di rivedere il piano sanitario della regione, perché continuiamo a immaginarlo come elemento fondamentale di carriera o di ospedali, senza rivedere i bisogni di quelli di ridistribuire sul territorio, tra la parte del carattere sanitario, la porta con anche le farmacie, cioè decentrare tutta una serie di attività relate alla sanità, nelle quali poi allora sì, possiamo anche inserire, diciamo, tutti gli elementi anche dei loro prodotti, no? Perché così come si costruisce poi il lavoro, vuol dire, diciamo, la parte della banda larga, perché produce anche oggetti, no, che possono servire dall'altra parte. La sanità non sono gli ospedali e basta, c'è tutto un mondo che oggi è fermo al 2009 perché la regione non ha aggiornato il piano sanitario, ma ha imposto, e questo non faccio neanche nomi e cognomi, vuol dire invece al Galliera di stanziare 50 milioni e far sì che noi ci potessimo vendere il pronto soccorso del Galliera per fare cassa e per creare il Galliera 2. Non è un bisogno questo, cioè il Galliera esiste, sicuramente nessuno mette in discussione la necessità di rimodernare, ma alla luce di che cosa? Di un piano sanitario regionale nel quale poi la ridistribuzione sul territorio di strutture più leggere che abbiano poi le persone alle quali possono accedere, e in quelle zone, diciamo, di basso impatto tecnologico possono invece avere anche strutture che non sono quella accentrata nell'ospedale. Gli ospedali sono un'eccellenza, sono una cosa diversa, ma il bisogno delle persone, l'80% è un po' altro. E questa roba qua è comunque lavoro, ma va pianificata. Invece oggi la politica, quella della regione che io vedo poi impattare sul comune, è
quella invece di immaginare tutto come un onere urbanistico, come un elemento per far lavorare, cioè proprio una componente. Le lobby esistono, vuol dire, ma nel momento in cui noi parliamo di, come dicevi prima, le lobby della costruzione, delle grandi opere, eccetera, bene, vuol dire, però uno che fa l'opera, che costruisce un tunnel, un ponte o una galleria, non è la stessa impresa che però fa magari manutenzione e rivede l'impatto energetico delle case. Parliamo sempre di edilizia, parliamo sempre di cemento in qualche forma, ma sono imprese diverse, vuol dire avere la capacità di fare lobby nel senso di spostare delle economie in altri settori, anche fare la stessa lingua.